Tiziana Luxardo. Allora, second round, Palazzo Venezia. Allora, parlavamo di foto in bianco e nero. Quanto è cambiata la foto nel cinema e in generale? In generale la foto è cambiata perché comunque si è massificata. Ormai si usa moltissimo il digitale, purtroppo, ahimè, perché dobbiamo uniformarci a questo sistema. Io lo uso molto poco perché non lo amo. Però devo dire una cosa, uso la tecnica multimediale legata al passato proiettata al futuro, quindi uso il digitale come post produzione, quindi una cosa non esclude l'altra comunque. Ma le foto di un tempo perché sono più belle? Perché innanzitutto c'erano più fotografi con la F maiuscola, quindi più professionisti secondo me, perché si amava la fotografia e basta, senza cercare solo il commerciale. Seconda cosa, i materiali erano già più di livello e quindi ci si poteva lavare meglio sopra, quindi c'era più anima nell'immagine. Questo cinema in digitale, secondo te, sta un po' togliendo quell'atmosfera, quel calore che dava la pellicola? Nel cinema. Ma è difficile, questo è un discorso che è nato l'uovo alla gallina, prima l'uovo alla gallina, sono quei discorsi che nessuno potrà mai risolvere, perché dei momenti serve il digitale, per delle situazioni, per delle luci, invece poi l'analogico invece serve per altri momenti, quindi... Si va avanti in parallelo praticamente. Allora, questa mostra, questo bianco e nero, ovviamente stupenda. Tu c'è un attore che seguivi in particolare di questi che fotografi? Più che altro, perché io ero mia mamma era Elda Luxardo che era specializzata in ritratti di donne, quindi io lo rivedo nei ritratti femminili. Qual era l'attrice che ti entusiasmava? No, questo non me lo posso ricordare. Grazie. Ciao. Che l'arte e la fotografia è comunque bianco e nero. Allora, un'epoca straordinaria, queste foto straordinarie. Rivedendo e vedendo queste immagini, cosa prova? Provo che, dato che io non mi sono mai fatta niente, mi trovo uguale alla mia fotografia. Il periodo è un po' diverso, il periodo adesso periodo storico. Diverso, ma la bellezza, la semplicità, la bellezza della fotografia fatta da un grosso come Luxardo resta. Come resta la bellezza, come resta la giovinezza non resta, però io mi sento 18 anni. Ultima domanda, com'è questo periodo del cinema italiano? Era un bel periodo che non riverrà mai più. Questo attuale? Questo attuale giudicatelo voi, io non lo giudico.